Se ogni cosa è fondata su solida efficienza, questa stessa efficienza, o piuttosto la sua utilità, creeranno una propria legge estetica. Siamo natura prima che cultura. Quindi l'architettura, in quanto cosa umana, è natura prima che cultura. E che con quella prima, e questa poi, dovrebbe accordarsi. Qualità di forza propulsiva del bene all'interno di una società, l'architettura è troppo seria per avere qualcosa a che fare con lo stile o con i capricci di quella fantastica regina che chiamiamo moda. Poiché quando diviene il giocattolo di una folla incerta e senza convinzioni, e quando non riflette più il carattere e i costumi di un popolo, essa non è altro che un impedimento, un oggetto di mera curiosità o lusso. Un edificio è come una pianta che vedi dalla finestra. È come quel prato sul quale vorresti stenderti a riposare. Come una pianta, come un prato. L'architettura è fatta di luce. Vive di luce. Di fotosintesi. Come la fotografia.
La storia dell'architettura non può non essere che storia delle idee, oltre che degli eventi e dei manufatti estetici. L'architettura è scolpire con la luce. L'architettura è fotografia. Fotografia dell'abitare, del vivere dall'interno all'esterno e viceversa. Acqua notturna 1. L'architettura, tuttavia, non è riducibile a un fatto tecnico. La bellezza deriva necessariamente dalla coerenza con cui l'architettura raggiunge il suo scopo utilitario. E la vera decorazione risulta dalla disposizione più conveniente e più economica degli elementi strutturali. Una città è come una foresta, onde la distribuzione di una città è come quella di un parco. Ci vogliono piazze, capocroci, strade in quantità, spaziose e diritte. Ma questo non basta.
Bisogna che il piano ne sia disegnato con gusto e con brio, affinché si trovi insieme ordine e bizzarria, euritmia e varietà. Qui le strade si partano a stella, colà a zampa d'oca. Da una parte a spica, dall'altra a ventaglio, più lungi parallele, dappertutto trivi e quadrivi in diverse posizioni come una moltitudine di piazze di figura, di grandezza e di decorazione tutte differenti. Quanto più questa posizione renderà la scelta, l'abbondanza, il contrasto e fino anche qualche disordine, più sarà pittoresca e conterrà più bellezze piccanti e deliziosi. L'architettura è un'arte con le proprie tradizioni e non una scienza. Di modo che il suo interesse per la creazione di immagini è come minimo non meno vitale della sua soluzione di problemi pratici. Questo è metacinema puro perché è il verso della pellicola.